finalmente ci siamo. Questo è il mio editoriale di apertura della stagione 2019-2020. Finalmente ci siamo, quindi finalmente inizia il campionato. Questa è l'ultima puntata prima dell'inizio del campionato, ultima puntata di Roma Station. Ci tengo molto a fare questo editoriale in incipit, quindi prima dell'inizio della trasmissione. Perché? Perché molti di voi mi hanno visto da qualche tempo a questa parte un po' critico nei confronti della società Roma, più critico rispetto al passato. E io ci tengo a sottolineare che questo mio atteggiamento non è dovuto ad un cambio di linea editoriale, come qualcuno mi ha scritto su Facebook, o che magari come qualcuno di voi potrebbe pensare, perché la vera forza, permettetemi di dire, di questo io ne vado orgoglioso, di Roma Station, è di non avere una linea editoriale. Roma Station vi racconterà quello che accade realmente, e se si cambia leggermente modo di vedere le cose, come nel mio caso, no? L'atteggiamento nei confronti della società Roma da qualche mese è cambiato. Ma perché da qualche mese è cambiato? Perché a mio avviso da qualche mese la Roma sta facendo diversi errori, diversi gravi errori. Poi, per carità, io mi sbaglierò pure, questo sarà il tempo, e solo il tempo a dirlo, però state tranquilli che Roma Station non ha una linea editoriale. Roma Station non è una di quelle trasmissioni, e vi assicuro che ce ne sono, soprattutto chi mi segue da Roma sa perfettamente quando accendendo soprattutto le radio, in base all'emittente dove voi andate, già sapete se si parlerà bene o se si parlerà male della Roma. Ebbene, Roma Station questo non lo sarà mai. Non sarà mai una trasmissione che parlerà a prescindere bene o che parlerà a prescindere male. Roma Station cercherà di fare semplicemente informazione. Naturalmente informazione non vuol dire soltanto darvi le notizie, ma anche cercare di interpretarle. E allora, in assoluta buona fede, e questo credo davvero di essermi meritato in questi oltre 2 anni che sto a Roma Daily News TV, ma prima sono stato anche in altre emittenti, credo di aver meritato almeno la medaglia, la quale io tengo moltissimo, di correttezza intellettuale, perché a me si può dire tutto tranne di essere una persona che, a prescindere o a priori, che dir si voglia, parla bene o male della società, di questo, di quel calciatore, di questo o di quell'allenatore. Però quello che veramente importa è che inizia il campionato, quindi bando alle ciance, continueremo a parlare di calciomercato. A proposito, ci sono delle novità su Rugani, tra un po', quando finirà l'editoriale, inizierà veramente la puntata numero 378 di Roma Station, ne parleremo. Però finalmente si inizia il campionato. È un campionato, e questo lo dico prima che inizi, che a mio avviso vede la Roma un po' ridimensionata, almeno per il mercato fatto fino ad ora, quindi fino alle 18.43 del 23 agosto del 2018. Perché ridimensionato? Perché di fatto la Roma ha ceduto 2 titolari, come Manolas e El Shaarawy, che ad oggi non sono stati sostituiti, perché la Roma ha acquistato calciatori che sì, fanno bene. Io credo che il calciatore più importante che ha acquistato la Roma, almeno per quello che ha dimostrato sul campo in questo precampionato, è stato Paulo Lopez. Per il resto, per Etu non l'abbiamo mai visto, perché ha avuto problemi alla caviglia. Diawara, lo stesso per Etu, Spinazzola, che è un buon calciatore ma che alla Roma non serviva ed è costato tantissimo, perché è costato 30 milioni di euro. E poi Mancini, ecco, Veretù, Diawara, Spinazzola e Mancini sono costati complessivamente, facciamo i conti, allora Diawara 21, Veretù è costato intorno ai 18 se non erro, e stiamo a 39, 29 è costato Spinazzola, e da 39 passiamo a 59, 68, 68 più 25 per Mancini sono 88, si superano i 93 milioni di euro. Qualcuno dirà: sì, va bene, ma sono prestiti con poi diritto obbligo di riscatto. L'obbligo di riscatto andrà ad agire sull'annata successiva. Non vi fate prendere in giro da tante persone che parlano
parlando di come se fossero dei grandi professionisti di finanza, di economia, come se avessero gestito società come la Roma praticamente per lavoro. Ecco, io vi esorto a pensare che chi società come la Roma le sa gestire difficilmente si apre un canale YouTube, e chi ha voluto capire ha capito. Quindi la Roma ha speso tantissimi soldi per Diawara, Veretout, Mancini e Spinazzola, che chi per un motivo, chi per un altro, molto probabilmente non saranno titolari di questo campionato, e quindi si può spendere 90 milioni per 4 tra virgolette riserve e non aver ancora acquistato il centrale difensivo che sostituisce Manolas e l'esterno d'attacco che sostituisce El Shaarawy. Ecco, a mio avviso questa è una pecca grossa, il che non vuol dire che se finirà così il campionato la Roma andrà sicuramente peggio dell'anno scorso, perché la Roma l'anno scorso aveva una rosa per andare molto al di là del sesto posto e invece è andata molto male. Il calcio sappiamo che è un gioco di squadra dove subentrano tanti meccanismi, no? Anche di gruppo, che è difficile prevedere. Quindi non è detto che la Roma faccia peggio dell'anno scorso, anzi io mi auguro e spero, e sinceramente non è neanche così difficile fare meglio dell'anno scorso, però in tutta onestà devo dire che alle 18.46 del 23 agosto 2019, con questo mercato, la Roma, a mio avviso, a livello di parametri tecnici, a livello proprio di peso specifico, si è indebolita rispetto allo scorso anno. Poi naturalmente sarà soltanto il campo a dare il giudizio definitivo, però io ci tenevo, permettetemi di uscire un attimo dalla mia professione di comunicatore, non è molto professionale quello che sto per dire, però ecco, Roma Station è un unicum nel panorama comunicativo romanista. Perché? Perché Roma Station cercherà, fin quando io sarò responsabile di questa trasmissione, cercherà di dare il massimo della professionalità che io posso e metterla a vostra disposizione, però il tutto sempre filtrato da una grande, grandissima, immensa passione per questi colori. E allora, anche se è poco professionale, vi assicuro che lo faccio davvero, davvero con il cuore. Sta per iniziare la stagione 2019-2020 e allora auguri di cuore, Roma mia. Sigla.